it's not true.

supplica ai piedi di loto di Sicetania Maprabhu. Mio caro Signore Sicetania Maprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo? Tu sei disceso per aiutare tutte le anime cadute e condizionate e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. Mio caro Signore Nitiananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità, del puro amore per Dio per favore posi il tuo sguardo misericordioso su di me poiché io sono il più infelice caro marito di Sita Thakurani Adveta Gosai sii misericordioso con me poiché grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di lotto di Sita Itania di Sita Nityananda mei cari Svarupa Damodara Sanatana Gosvami Rupa Gosvami Ragunata Das Gosvami Gopala Bhatta Gosvami, Ragunata Bhatta Gosvami, Jiva Gosvami e Lokanata Prabhu. Vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me, Sri Srivasa Charya Prabhu. Questo Narottama desidera e prega per ottenere costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kaviraja. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञनञ्जना सलकया चक्षुरुन्मीलितं ज्ञाना तस्माय श्रीगुरवे नमः गुरवे गोरचन्द्राय रदिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नममा वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतान्यनाम्नि गोरद्विष nama

वदामि रदं करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि उरादे राक्षमम् हरिप्रिये पामं श्रीकृष्णापि आरिराक्षमं वरसि स्वारी ॐ नमो भगवते वासुदेवया

Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Anityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jai Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenuti, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Cheritambrita, ottavo capitolo Conversazioni tra Sri Chaitanya e Ramananda Rai. Sebbene nel corso della danza Raja si trovasse in mezzo a centinaia di migliaia di gopi, Krishna restò accanto a Simati Radharani in una delle sue forme trascendentali. Nei suoi rapporti comuni si Krishna è equanime con tutti, ma a causa del conflittuale amore statico di Simati Radharani erano presenti in lui elementi di opposizione. Il progresso delle relazioni tra le giovani coppie è simile al movimento di un serpente. A causa di ciò due specie di collera sorgono tra le giovani coppie collere per una causa e anche collera senza una causa. Rileggiamo la breve spiegazione. Durante la danza rasa c'era una forma di Krishna in mezzo a ogni coppia di gopi. Simati Radharani invece aveva un Krishna tutto per sé. Benché questa fosse la situazione, Simati Radharani manifestava il suo disappunto verso Krishna. Questo verso è tratto dal Ujval Nilam Nilamani Sringara Beda Katana 102 e descritto da Rupa Goswami. Croda kari rasa chadi gela manakari, tandre na de ia viakula ail sihari. Quando Radarani, per la collera e il risentimento lasciò la danza rasa, si Cristo non vedendola, diventò molto ansioso. Allora, com'è possibile che si mati i Radarani sia eh, in collera? e abbia del risentimento. È lei che batti devi, è la personificazione dell'amore. Ci deve essere una ragione più profonda. La ragione più profonda è che è vero questo, ma è mosso dall'amore smisurato, illimitato che si materializza da Rania verso Cristo. Non è egoistico. Perché questo farà sì che Krishna, non vedendola, diventa molto ansioso. E il, il, il tortuoso andamento del serpente, a destra, a sinistra, no? in modo che si crei una tensione d'amore fortissima. Tutto avrindavana e segue questa impronta. Non c'è mai staticità. Allora, noi ci sentiamo un po' così e eh, possiamo andare a teatro, possiamo andare all'opera, possiamo eh, andare al supermercato, possiamo comprarci qualcosa, possiamo anche andare a, a, al giardino con i nostri figli, con nostra moglie, con i genitori e ci sono vari modi no ma il punto focale è sempre anche se espanso agli altri per esempio una madre un padre sono molto felici della gioia della famiglia ma il centro è sempre la nostra soddisfazione quello si chiama egoismo cioè si è incentrati su se stessi. Mentre invece, qui Simati Radarani non è centrata su se stessa, sembra, dice collera, la collera di chi? Sua. E il risentimento di chi? Suo. Ma è mossa, non, non, non si percepisce. Chi non conosce la scienza, grazie a questi grandi devoti, Rupa Goswami, che ce la spiegano, noi potremmo confonderci. No? E allora, se Caitania ci ha dato eh, il metro di misura, eh? allora quello conosciuto da noi normalmente è che l'amore è quando, anche se ci siano tutte le cause per rompere, per smettere, ma si continua. Allora, qui Simati Radharani sarà in collera e risentimento, ma non vuole, non desidera assolutamente rompere la relazione con Krishna, anzi vuole muovere qualcosa. Capite? Allora, anche in questo mondo c'è questo principio, ma il riflesso di questo. Quando i, i devoti entrano in questa mentalità, piano piano escono dal falso ego, proprio dovuto all'insegnamento del, 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 delle persone che sono l'amore stesso. C'è la trasformazione. Esternamente può sembrare che non cambia niente, perché se noi osserviamo, eh, anche quando osserviamo un bravo attore, una brava attrice, Sembrano veramente, ma stanno recitando. La qualità del bravo attore è quella di entrare talmente nella parte che sembra che non stia recitando. Evidentemente lui riesce a richiamare in sé quei sentimenti, ma sono sempre una professionalità. Invece qui Srimati Radharani e Sri Krishna adesso mettono in scena qualcosa che è l'origine proprio del sentimento amoroso. Samyaksara Vasana Krishnera Rasalila. Rasalila Vasanate Radika Srinkala. Il desiderio di Krishna nel cerchio della Rasalila è completo e perfetto. Ma se perf è perfetto e completo perché se ne va? Ma Simati Radharani è l'indispensabile anello in questo desiderio. Quindi significa che il cuore di Govinda, di Krishna, appartiene a Simati Radharani. Lui è perfetto e completo quando ci sono tutte le goppie e Radharani. Eh? Dice Bhaktivinatkur. Che cosa ho visto Karasaki? Ho visto Razaraj che circondato dalle gopi gioiva di questo sublime incontro, incontro relazione. È perfetto e completo, ma Radarani è il punto e il fulcro di tutto questo. Se lei se ne va, allora Krishna non è più perfetto e completo. Allora facciamo due più due. Cosa significa? Che senza Radha Krishna non è completo. Se noi non passiamo attraverso Simati Radharani, non possiamo comprendere Krishna. È impossibile. Bhaktivinoda Thakur in una sua canzone dice: Come per vedere il sole hai bisogno dei suoi raggi. Così, per ottenere Madhava hai bisogno di Srimati Radharani, altrimenti non puoi ottenere Madhava, perché lui appartiene a Srimati Radharani. Tana, Vinu, Rasa, Lila, Nai, Baia, Mandali, Chadia, Gela, Rada, Anvesite. La danza Rasa non illumina il cuore di Krishna in assenza di Srimati Radharani. Perciò anche lei lasciò il cerchio della danza rasa e andò, eh, scusate, anche lui lasciò il cerchio della danza rasa e andò in cerca di lei. Allora lei genera il movimento, se ne va. Krishna, non, 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 che è rasa rasa, è colui che è, è proprio, la sua natura è quella di gustare il rasa non riesce più a gustare pienamente il rasa. Oh, manca un po' di sale. La preparazione è buonissima, ma manca un po' di sale. E allora non si può gustare. No? Lui è lì con migliaia di goppi meravigliose. Ma se il radarane se ne va, immediatamente Krishna non è più in grado di provare la stessa felicità, che è la sua natura, è importante comprendere. E rasa Raj, è, è, è il suo compito, diciamo compito, cioè dire il compito di Dio, però Lui è, è Akila Rasamrita morti, è la forma stessa del goditore. Perché, come in questo mondo, vediamo che tutto si muove su un, un principio uh, duale, no? per esempio. Nella corrente c'è il positivo e il negativo. No? Uno dice, oh, il positivo è più importante, ma il positivo senza il negativo non fa niente. No? Il negativo, eh, che importanza ha? Il negativo con il positivo permette che ci sia il movimento. No? E questa è la scienza proprio dell'amore. Quando... Si entra in questo flusso, si comprende questo principio del non egoismo. L'azione, l'attività diventa qualcosa di sublime. C'è consapevolezza? Allora Simati Radharani ha fatto dei calcoli? No, c'è yoga Maya. Che è, è chiamata anche Lila Shakti. Io prima vi ho fatto l'esempio dell'attore, no? In realtà è, è, come, è come attori che si muovono dalla, dalla, dall dal, dalla direzione del regista. Eh? Questo regista è l'amore in sé, che muove tutto questo. E fa sì che quando c'è una staticità, cioè la danza rasa va avanti, ma a un certo punto è tutto... Oh, qui dice Krishna, il desiderio di Krishna nel cerchio della rasarila è completo e perfetto, ma si può andare ancora oltre. Come qui Chaitanya dice sempre Ramanandara, vai oltre, vai oltre. Allora Lila Shakti interviene attraverso Simati Radharani. Simati Radharani si muove, lascia il cerchio della Danza Rasa e immediatamente Krishna non prova più la stessa felicità. E allora anche lui lascia il cerchio della Danza Rasa. Perciò anche lui lasciò il cerchio della danza rasa e andò a cercare lei. Alla ricerca di Srimati Radharani, Krishna andò errando qua e là. Tuttavia, non trovandola, fu colpito dalla freccia di cupido e cominciò a lamentarsi. Se la trovasse subito, si rientrerebbe subito nella normalità. C'è una normalità nella realtà spirituale, è una normalità perfetta, ma c'è il più perfetto e il perfettissimo e così via e così via. Allora cosa succede? Non la trova. Eh? L'Ila Shakti organizza per questo non la trova e allora il suo cuore è colpito dalla separazione, dalle frecce di Cupido. Questo lo predispone a qualcosa di ancora più meraviglioso. Avete notato che solo quando eh, si rischia di perdere qualcosa, questo qualcosa acquisisce un valore ancora più elevato. A volte eh, nella relazione mediocre eh, si, si, si arriva a un punto che non c'è più, più stimolo, no? Ma se succede qualcosa, e qui non abbiamo lì la Shakti purtroppo, c'è mai la Shakti, che è diverso. Se succede qualcosa che, eh, che crea una situazione in cui c'è il rischio di perdere, l'altro l'altra è un rischio reale effettivo che cosa succederà succede che si capisce immediatamente il valore si rivaluta c'è qualcosa c'è un movimento interiore che porta a rivalutare ci rende più buoni ci rende più attenti a come relazionare. Perché capiamo che senza questo la vita non ha più senso. Capite? Allora, alla ricerca di Srimati Radharani, Krishna andò errando qua e là, ha abbandonato tutte le gopi, la cerchia delle gopi, meravigliose, bellissime. Che lo desiderano con tutto il loro cuore, ma lui ha abbandonato tutto questo perché non si sentiva completo senza Simati Radarani. La cerca, ma non la trova. Allora qualcosa si muove nel suo cuore. Qui è detto, non trovandola fu colpito dalla freccia di Cupido: Satakoti Gopite nai Kama Nirvapana. Tahatei anumani si radica guna, si radicara guna. Poiché la bramosia di Krishna non era soddisfatta nemmeno in mezzo a centinaia e migliaia di gopi meravigliose, la bramosia, l'ape quando entra nel fiore, ha una bramosia incredibile, eh? vuole, vuole eh, si, si, si immerge. In, questo, in questi steli si riempie di polline di nettere questa è la bramosia eh? c'è cioè il bramaraghita il eh, bramaraghita è, 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 è il canto del calabrone pensate che bello il calabrone si perde in questi fiori in questo stelo man e così canta Sanatana, fa che la mia mente simile a un'ape si immerga negli steli nettari dei tuoi piedi di loto poiché la bramosia di krishna non era soddisfatta nemmeno in mezzo a centinaia e migliaia di gopi ed egli stava errando alla ricerca di simati radarani possiamo facilmente immaginare di quali trascendentali qualità essa fosse dotata qual è la qualità principale è che lei attrae il figlio di Nanda Maraj irresistibilmente eh? ci sono can canzoni bellissime eh, ehm... vediamo se mi è la, è la uh... kum Kumakta Kanchanabja, Garbohari Gorava, Pitananchitabja Ganja, Kirti Nindi Sorava, Bala Sunusarva, Bala Isha Sunusarva. Sunu Questa frase si dice Bala Isha, il figlio di, dei, del, del capo dei pastori, cioè Krishna, lei è in grado di soddisfare Sunusarva. Vancitarta sadhika, lei è in grado di soddisfare ogni desiderio del giovane figlio del re dei pastori, Nanda Maraj, sarebbe Krishna. Eh? Questa è Radhika Astakam di Krishna Das Kaviraj Goswami, lo stesso autore della Cetana Ceritana. Il suo profumo, kunkumakta kanchanabja, eh? lei è, è radiosa. Il suo, il suo profumo, e, 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 la sua fragranza è tale che, che fa, inibisce le qualità di, di, di qualunque fiore, di qualunque profumo, ma la qualità suprema è proprio quella che lei riesce a portare via, a rubare il cuore di Krishna. E Krishna non ha rimedio. Se ci fosse rimedio, quel rimedio sarebbe il supremo, capite? Ah, va bene, non c'è simati radarani, allora eh, faccio qualcos'altro. Quello sarebbe simati radarani. Abbiamo visto ieri il significato di radica, di rada, eh? aradana. colei che è in grado di servire eh? pienamente e quindi Simati Radarani è proprio colei che conquista il cuore di Sri Krishna Prabukare eilag ailama Tomastane, sei sabat tatvastu Dopo aver ascoltato ciò, ma Mahaprabhu disse a Ramanandarai, ciò per cui sono venuto nella tua casa è ora diventato oggetto di verità nella mia conoscenza. Dopo aver ascoltato ciò, ma Mahaprabhu disse a Ramanandarai, che non è Dio, ciò per cui sono venuto nella tua casa e ora è diventato oggetto di verità nella mia conoscenza. Questo è il maestro spirituale. Il maestro spirituale ci aiuta a fissare, è diventato oggetto di verità nella mia casa, in me stesso. È diventato oggetto di verità. Non è un'acquisizione esterna di, di conoscenza ma l'ho proprio acquisito. Ebe sei gianilun sadhia sadhana nirnaya nir age ara acekicciu sunite mana aya. Ora sono giunto a capire il sublime fine della vita e il procedimento per realizzarlo. Ciò nonostante penso che ci sia ancora qualcosa e la mia mente desidera averla. Lui vuole andare ancora più in profondità, eh? perché lui è Radha ma anche Krishna. Cioè, immaginate, no? Immaginate già in due persone quello che sta avvenendo, la, la, la relazione fra Radha e Krishna. Immaginate colui che personifica entrambi nella stessa persona infatti alla, alla fine della sua vita i sintomi che Cetania Mahaprabhu manifestava erano inconcepibili perché c'era questa tortuosità dell'andamento dell'amore che viene paragonato al, all'andamento di un serpente krishnera svarupa kaha radara svarupa rasa kon tatva prema con Tattvarupa, spiega per favore gli aspetti trascendentali di Krishna e dei Simati Radharani, spiega anche la verità dei sentimenti trascendentali e la forma trascendentale dell'amore per Dio. Lui vuole ribadire questi principi, ma lo fa anche per noi. E la domanda è: come fa Ramananda Rai? un governatore di una città del sud dell'India, di Madras, a sapere queste cose. Perché se Cetania si rivolge a lui? Questo è il potere di Bhakti Devi. Ramananda Rai ha acquisito la Bhakti. E allora può fare questo. Nello scambio con Cetania si manifesta il, 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 il punto più elevato. Kripa kari e tatvaka ta amare, tomavina keahia nirupit enari. Spiegami per favore tutte queste verità, tranne te nessuno può accertarle tranne te nessuno può accertarle. E questo è molto significativo. Qui andiamo alla, alla, alla personalità. Eh? Noi siamo individui. Questa non è una filosofia, non è un'acquisizione, oh, c'è un libro, lo studiamo e tutti impariamo. No. Tranne te nessuno può accertarle. Ognuno di noi ha una verità che non è contenuta da nessun'altra parte. E questo permette la relazione unica che dà piacere al Signore. Non è una coppia stereotipata. No? Anche se le gopi tutte insieme sono tutti i sentimenti di Radarani, ma tutte insieme non fanno come Radarani. Il concetto dell'impersonalismo è sempre molto, molto vicino al personalismo. Non è che tutte le gopi, anche se sono tutti i suoi sentimenti, messe tutte insieme fanno Radarani. Non è così. Ma nemmeno Radharani fa la lita visaka. questo è visaka, Ramananda Raya è visaka. Qui abbiamo Simati Radharani, eh, che Cetania è, è nel sentimento di Simati Radharani. No? Quindi questo è lo scambio unico, lo scambio profondo che c'è nella relazione personale kai, ia ami kichuna jani, tumi e kahao sei kami amivani. Siramanandarai replicò, io non so niente su questo argomento. Faccio solo vibrare i suoni che tu mi fai pronunciare. Eh? Per esempio, adesso abbiamo tutti lo smartphone. Lo smartphone non crea i suoni che noi ascoltiamo, non è lui che li genera. Vengono da una fonte. Allora, Ramanandarai ci spiega il segreto dell'amore. Quando questa relazione che si chiama Samadhi, c'è proprio un incontro fra l'amato e l'amata. Allora si manifesta qualcosa di sublime. Come fa Ramananda Raya a dire queste cose? Come ha fatto Rupa Goswami? Eh? Io ve lo cito spesso, che, che ha compreso Manabistam, la mente di, di Sri Chaitanya, come fa? Dovuto a questa relazione, alla loro relazione d'amore. Quando c'è l'amore, l'amore diventa il protagonista. Il protagonismo, il protagonista, il, il, la, la, la cosa fondamentale non è più la capacità, no? Ma è dovuto proprio allo, al, al, al fatto che si, che si manifesta questa relazione. È detto che quando Sukadeva Goswami narrava lo Simat Bhagavatam a Maharaj Pariksit, no? poté manifestare questa dolcezza perché c'era la dolcezza di, di Maharaj Pariksit che la assorbiva. capite? E vi faccio un esempio molto gretto, mi è venuto così spontaneo. Di solito anche una squadra di calcio quando gioca in casa ha molte possibilità di vincere. Perché? Perché trova un grande eh, incoraggiamento da, da, da chi li segue. Capite? Allora quando si sviluppa, si manifesta una profondità nella relazione, nello scambio, come tra Cicia e Tania Ramanandarai. Allora sono in due, ma in realtà sono in uno. Sono in due persone, ma sono così affiatate, sono così in sintonia, proprio come due diapason, che vibrano alla stessa frequenza. Chi è che, eh, non so, chi ascolta e chi parla? È molto difficile da capire. No? E questo è lo scopo della nostra vita, della nostra esistenza. Lo scopo della nostra esistenza, yoga, cosa significa unione? Questa è l'unione. Eh? Yoginam apisarvesam, madgatenantaratmanam. Sradavam, Bhajateo Mam, Same Yuktatamo, Mataha, che è il più grande delle yoghi. Bhajatam Priti Purvakam, colui che eh, relaziona con me in Priti Purvakam, con un amore completo. Eh? Questo è il significato di yoga e di yogi c'è un'unione questa è l'unione allora chi è dei due che parla chi ascolta allora Cetania fa la domanda sembra che sia l'altro a rispondere ma chi risponde dice i suoni che io emetto sono prodotti da te chi è dei due allora eh? Perché, perché Cetania fa la domanda se è lui a rispondere? Come gli dice Ramanandarai? Ramanandarai replicò, io non so nulla di, su questo argomento, faccio soltanto vib vibrare i suoni che tu mi fai pronunciare. Allora la vita di Cetania è vuota perché lui sta semplicemente eh, manifestando ciò che sa già. Eh, questo di nuovo è l'impersonalismo, che ve l'ho detto è molto vicino al concetto personale. Moi, noi molte volte non ce ne accorgiamo, ma cadiamo proprio in questa quest oscurità. Qui è la relazione fra due persone che si amano profondamente. Ed è l'amore che manifesta tutto. Quindi, chi vuole sapere fa la domanda a colui che dice di non sapere, ma che sa attraverso di lui. Capite? È, 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 il, è il cane che si mangia la coda. In, in, in un processo scientifico non se ne viene fuori. Non si risolve questa questione. È impossibile. No? In realtà, questo è il principio assoluto del, del movimento del, della creazione intera. Che personalizzato è una relazione di, fra persone, spersonalizzato diventa un'interazione di energie. E allora ci sono migliaia di esseri viventi che si perdono. Nella concezione energetica della, della, della creazione, senza andare alla dolcezza, senza scoprire mai la dolcezza della relazione, capite? Noi questo lo possiamo trasformare in una formula. Eh? Krishna in Bhagavad Gita dice ad Arjuna: colui che vede l'azione nell'inazione, e l'inazione, nell'azione vede veramente. Che cosa ha detto? Niente è tutto. Come fare a capire questo? Eccolo qua. Lui fa la domanda a Ramanandarai. Quindi noi presumiamo che lui voglia sapere di più. Ma Ramanandarai gli risponde, i suoni che emetto, cioè le parole che dico, e sei tu che me le fai dire. Allora sembrerebbe che Cetania fa una domanda ma sa già la risposta, ma non è così. Pensare che sia così è impersonalismo, no? la magia, e il potere. Ah, quel devoto sa tutto. Non è vero, non è assolutamente vero. Non c'è nessuno che sa tutto. Nessuno. Allora noi diciamo, ma allora il mio maestro spirituale sa o non sa? Sì, lui sa in base alla profonda relazione che ha. Il maestro spirituale è sempre impegnato nell'arte di assistere alle coppe. Cosa significa assistere? È la relazione. E questo, e questo offre al suo cuore la risposta. Questa è la relazione d'amore. Questo è personalismo. Tutto il resto è in personalismo. Tomar. Siksaya padi iena su capata, saksat isvaratumi che bugit marnata. Pensate che cosa ci offre questo libro. Come un pappagallo ripeto soltanto le istruzioni che tu mi hai dato. Tu sei Dio, la persona suprema stessa. Chi può capire le tue rappresentazioni teatrali? Per quello che vi ho parlato di teatro. Sapete che alcuni intendono questo? Quindi noi non sapremo mai niente. Noi non sappiamo niente, no? È tutta una misericordia, un potere che ci viene. È vero, ma non è vero. Non può essere vero. Altrimenti de de declassiamo Dio stesso. Che, che vita si fa un Dio che ci dà, fa le domande e si dà le risposte? Che, 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 che gioia! Noi non pensiamo, noi pensiamo di dare valore a questo, di ah oh, ma io sono niente, sono umile, sono... ma togliamo tutto. Cetania non accetta questo punto. Cetania non accetta, lui fa le domande. Eh? Non possiamo che pensare che siano domande eh, eh, false. Eh, prima vi ho fatto l'esempio del del teatro è vero che un attore quando è molto bravo eh, ci sono delle storie molto interessanti di attori veramente bravi che per anni hanno vissuto proprio quel modo che poi dovevano rappresentare quindi quando lo rappresentavano chi erano loro se sono bravi attori non sono più loro perché, se fossero loro, un bravo critico vedrebbe. Eh? Lo sapete che ci sono migliaia di persone che ogni anno, milioni, si fermano seduti davanti alla gioconda e stanno lì per ore. Perché non riescono a capire come sia possibile che quel quadro stimoli di più della persona stessa. Com'è possibile? E allora è possibile in un uomo, in uomini, in donne, e non è possibile in Dio? Eh, vi ho detto questo è. E lì lasciati. Lì la è la personificazione dell'amore stesso, che permette tutto questo. Quando si instaura questa relazione, ciò che viene fuori è stupefacente per tutti. Se non fosse stupefacente per Dio, allora Dio sarebbe l'essere più sfortunato dell'intera creazione. Se non riusciamo a capire e a concepire questo, non possiamo concepire allora il fatto che ci ami costantemente, perché Lui costantemente, come sua posizione di Razaraj, è alla ricerca di questa relazione che è, è pura e spontanea, non è organizzata, non è un clone, non è eh, così fatalistica. prerana, cara, ijvaya, kaho, vani, chi, balamana, chi, ciunagiani. Tu mi ispiri nel cuore e fai parlare la mia lingua. Non so se sto parlando bene o male. Prabhu kahe, mayavadi ama tasanyasi, bhakti tattva nai jnani, mayavade basi. Siccetania ma disse, sono un mayavadi nell'ordine di rinuncia e non so neppure che cosa sia il trascendentale servizio d'amore al Signore. Navigo soltanto nell'oceano della filosofia mayavadi. Vedete cosa fanno entrambi? Eh? Dicono, sei tu. E l'altro dice, no, sei tu. Questo è l'amore. No? Se noi mettiamo avanti la nostra presenza, si rompe immediatamente l'incantesimo. E quello è il mayavadismo. Immediatamente. Si rompe immediatamente perché l'amore si va, e, e, e il principio dell'amore è l'altro. Quindi Ramanandarai pensa che dipenda tutto da Cetania. E Cetania realmente pensa che dipenda tutto da Ramanandarai. Allora, di nuovo, se noi andiamo a pensare, eh, ma è solo una recita, allora Cetania lo fa così, finito, chiuso. Ecco questo. Lo fa per noi, lo fa per noi. Questo è l'impersonalismo. Quello è l'impersonalismo. E uno pensa che invece sia un alto livello. Di, con, di, 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 umiltà. Di, di umiltà, di consapevolezza. Sarva boma sangue mora mana nirmala Krishna bhakti -tan tanhare pucila. Grazie alla compagnia di Sarvaboma bhattacharya, la mia mente si è illuminata. È stato l'opposto. Perciò ho chiesto a Sarvaboma bhattacharya di parlarmi del trascendentale servizio d'amore a Krishna. Te no kahe ami Nai Krishna Kata, sabe Ramananda Jane, teno naj etar. Sarva mi disse: in realtà io non conosco gli argomenti che si riferiscono a Krishna. Soltanto Ramananda Rai li conosce, ma egli non è presente qui. Capite, Cetania ha illuminato un salva bomo, ma qui dici io sono stato illuminato. In realtà in un certo senso è vero, perché nella relazione d'amore si manifesta qualcosa che è stupefacente per tutti. Eh? Non nel, nella realtà spirituale, anche fra Rade Krishna, se abbiamo capito leggendo queste cose, perché prima è venuto fra Rade Krishna, non è che, che, che domina. Questo, ma domina l'amore che c'è fra di loro. Quella è Lila Shakti. Radha fa quello che fa, abbandona la danza rasa per questo scopo. Krishna va in cerca, si confonde, non trova Radha, è punto dalla separazione. Ma sta recitando. No. È realmente così. Lui dipende da Radha. Ma Radha dipende da Krishna nel senso che quello che fa, lo fa per amore per Krishna. Quindi cosa, qual è la somma? È l'amore. Eh? Krishna è fatto dell'amore di Radha e Radha è fatto dell'amore di Krishna. Nella vita e nella morte, dice Jiva Goswami, io non ho altro che loro. Perché loro sono l'apice di ogni cosa. L'ultimo verso, Tomar, Tani, Ailana, Tomara, Mahima, Sunia, tu mi mores, tu ti cara, Si dice Tania, Se ma proprio continuò, dopo aver ascoltato le tue glorie, sono venuto a casa tua. Tu invece mi stai offrendo parole di elogio a causa del rispetto che senti per un Sagnasi, una persona situata nell'ordine di rinuncia. Io sono venuto da te, ma adesso tu mi stai elogiando. Eh? Invece, se Tanya vuole, desidera, come entrambi, desiderano proprio la, la purezza della relazione. No? Ma anche queste cose, in realtà, Ramanandarai dicendo così, è come Radarani che se n'è andata. No? Vi ricordate quando Advaita Charya non voleva il rispetto di Cetania, perché lui è più anziano. E Cetania lo, lo venerà. E poi non solo è anziano, ma lui è stato iniziato dal suo, eh, dal suo nonno spirituale, da Madhavendra Puri, e quindi è confratello del suo maestro spirituale, Isvarapuri. No? Allora cosa fa? Adveta scappa via. Come fa a scappare via? Incomincia a parlare di una filosofia che Cetania invece non vuole sentirne parlare. E allora va in tumulto ed è costretto a punire Adveta Charya. E Adveta Charya dice ecco finalmente sono stato, ho ricevuto quello che desideravo tanto. Ha ingannato sì, Cetania, ha ingannato, questo è l'amore. Allora detto, noi in questo mondo non possiamo uh, uh, capire questo perché la base è sempre il, il principio egoistico personale, perché questo principio egoistico uh, smette solo quando entriamo in questa relazione. Che non ci apparteniamo più, ma apparteniamo all'amato. Quindi Adveta non poteva sopportare, io appartengo al mio amato, invece il mio amato non mi accetta. Mi venera? Non è possibile, no? e questa è, è la tortuosità del, dell'amore trascendentale. Dobbiamo essere pazienti, no? comprenderne sempre di più il principio eh, prema no? E piano piano si stabilizza nel nostro cuore, proprio come per vite e vite abbiamo coltivato l'opposto attraverso quello che c'è stato, che abbiamo, dire colpa degli altri non è colpa, attraverso ciò che ci ha proposto la realtà materiale, ma anche questa realtà materiale agisce così indirettamente per portarci a comprendere che così non stiamo trovando ciò che cerchiamo. E quindi, Atato Brahma Jigyas, perché non trovo ciò che desidero tanto? Allora Jigyas, devo indagare. E quando c'è questo desiderio eh, incontri sempre le persone che possono portarti a un gradino superiore. E così via, e così via, e così via, fino a quando arrivi qui. E scopri il principio supremo dell'amore. E eh, questo è il principio superiore, non perché è il nostro principio, perché gli are Krishna, così. no? È il principio: due persone, dujana, che personificano l'amore stesso. Ed è quello che noi definiamo Dio. No? È maschile e femminile. È Krishna e Radha. E loro generano proprio sono sono coloro che generano il principio supremo non c'è causa al di là loro sono la causa di tutte le cause non c'è un'altra causa altrimenti quello sarebbe Dio bene grazie per la vostra preziosa associazione ritorniamo a pensare e ogni tanto anche a leggere questi sublimi versi che se visti in quest'ottica non sono difficili cioè noi non dobbiamo pensare che il Signore ci offre qualcosa che non può essere compreso o metabolizzato no? ci vuole solo la, la, la giusta indicazione come fanno gli acaria gentilmente con noi non dobbiamo avere timore perché il timore non ci porta a conoscere l'altro o l'altra. Io ho timore, il timore è egoismo, C ho timore di essere punito, di sbagliare. Nell'amore non ci può essere timore. No? Allora, Signore, sono il più caduto, sono incapace, però desidero. Eh? Ieri, ieri sera parlavamo con gli altri devoti del principio che Gopakumar, lui attraversa tutte, sarva vasta, no? tutte le situazioni nell'universo. Diventa re imperatore, e questo e quello. Ma non è mai soddisfatto. Fino a quando non trova questo. L'abbraccio di Gopala. Eh? Quando nell'abbraccio di Gopala, percepisce che ha trovato assolutamente ciò che stava cercando. Perché? Perché può. Sperimentare quello che è il supremo anelito, eh, lo scambio d'amore puro. Dai, buona giornata a tutti, grazie, rade rade.